Buongiorno a tutti. Ultimamente l'eBay anche chi ha il mio numero di telefono mi messaggia dicendo il problema del nastro, che quando tirate via il nastro si strappa la parete o il colore. Sì, può capitare. Può capitare per vari motivi. O non è stato dato l'isolante all'inizio e quando andate a pitturare sopra, staccate il nastro, è molto colloso. Si strappa tutto, si arriva al gesso. O strappate la vecchia pittura perché sotto ci può essere una tempera, un traspirante. Fatti dei colori con lavabile, lavabile molto forte, quando andate a tirare via, strappate. Ci sono vari metodi per aiutare per non streppare così tanto. Uno, perché quando andate a schiacciare il nastro, lo schiacciate tutto. Adesso io vi faccio vedere. A mettere il nastro e schiacciare solo il pezzo sotto, tanto serve solo il pezzo sotto. E anche io lo faccio sulla parete, ma è uguale come se lo facessi là in alto. Questo è il mio soffitto, anche mi dicono a volte mi viene storto da solo. Se siete da soli, poggiate il nastro, lo tirate fino alla fine. Tanta gente sbaglia quando arriva qui, cerca di, se vuoi già. Da questa prospettiva vi mettete così, lo vedete, o alzate o abbassate, lo appoggiate così, vi allontanate dalla parete, guardate se è dritto, poi il nastro va un po' schiaffeggiato, non va schiacciato subito tutto, perché se voi lo schiacciate subito tutto così è facile che qui o qui vi fa delle bolle e col pennello andate sotto. Una volta che l'avete appoggiato, andate lontano, lo guardate, è dritto, perfetto, ok. Fate questo che vi aiuta, solo quel mezzo centimetro vi serve. Lo schiacciate bene, perché qua al soffitto a voi non interessa. Voi andate a pitturare con l'altro colore sotto il nastro. Una volta che l'avete messo, sempre a metà nastro, per evitare. Questo. Poi mi hanno chiesto anche quando lo tiro il nastro, sono da solo, non lo vedo, è sempre uguale. Anzi, qua c'è un'altra cosa da dire, che tanta gente ancora è al soffitto, fa fatica e già lo piega qui. Piegandolo lì vi viene sempre storto. Voi dovete solo prima appoggiare, poi il nastro fa da piombo. Guardate da lontano, è dritto, è storto, appena appena. E poi sempre questo metodo. E poi schiaccio solo il pezzettino. Solo questo. Perché se io farei, come fanno tutti, farei questo. Già vado a schiacciarlo anche sui segni di matita. Non sarei dritto perché il muro magari va su anche storto e resterebbe già storto. Se lo attacco così e lo schiaccio subito, in fondo qua mi fa delle bolle. Non va bene. Voi dovete solo appoggiarlo. Guardare se è dritto. Una volta che è dritto lo schiaffeggiate appena appena e poi andate a schiacciare questo pezzo. Un quarto di nastro, non serve tutto. Qui l'abbiamo fatto, poi c'è un altro sistema. Questo tutti mi hanno detto, Edo, ti raccomando, non farlo mai vedere. Visto che io faccio le cose per voi. Se vi può aiutare, tanti imbianchini lo usano. Questo è la parete. Avete fatto il soffitto di blu, di bianco. Io adesso ho fatto il blu. Fate che sia il bianco. Io adesso il bianco non l'avevo dietro. E dovete fare lo scuretto. Così si fa. Fate il nastro. Lo si mette. Sempre leggeri. Poi schiacciate sotto. Schiacciate tutto. Tanta gente mi dice non farlo vedere. Non l'ho mai fatto vedere.
succede questo. Voi avete mano il bianco perché avete fatto il soffitto. L'avete fatto sparire. Adesso perché è blu sembra che non si vede, ma voi da qui lo vedete. Adesso io spengo un attimo il telefono perché lo fono, perché sennò mi dilungo troppo. L'asciutto, vi faccio vedere a rifilare una riga perfetta. Io il fono ce l'ho. L'ho fonato e asciutto. E adesso devo fare la mia parete. Questo è il nastro. Si va sempre sopra. Dovrete dare sempre due mani. Adesso io ho preso un colore abbastanza forte. Ma è solo per farvi vedere quando alla fine uno avete una riga dritta, due non vi si strappa il nastro. Poi può succedere, che succede, succede anche a me, a qualsiasi pittore. Qua ribagnate andando alla seconda mano per fare il vostro profilo alla parete. Quando avete fatto tutto il giro e asciutto, tutti sbagliano a fare questo dall'alto, visto che è solo attaccato un pezzo, dovete accompagnarlo e tirandolo in giù. Voi dovete sempre tirarlo in giù. La riga è perfetta, lo si accompagna il nastro, si va dietro, massimo si sposta la scala, o anche da terra, se io sono in terra lontano, piano piano lo tiro giù, la riga resta perfetta. Questo il secondo che ho fatto, che ho spiegato col nastro sotto. Adesso io tiro via il pezzo di fianco. Voi avete ribagnato il vostro colore e poi sotto questa era la parete, il colore che dovevate fare. Anche qui il nastro, sempre in giù. La vostra riga resta perfetta e il nastro non va a strappare perché voi lo accompagnate in giù. Se io dovrei strappare proprio così, farei un danno, proprio un danno eccessivo. Questo vi evita di streppare i pezzi di parete, questi metodi. Si attacca il nastro, l'avete filmato troppo lungo, non ve lo ricordate più. Si attacca il nastro, si appoggia, siete da soli, si tira, si guarda così, troppo alto, troppo basso, va bene. Andate a schiacciarlo appena appena e poi schiacciate per mezzo centimetro, a voi serve mezzo centimetro, non di più. Quando avete schiacciato il vostro mezzo centimetro, va schiacciato bene. E poi date la pennellata, andate sempre a prendere il tanastro. Tutto qua, è molto semplice. Non sapete, se io adesso tirerei secco, spaccherei il muro. Il mio nastro guarda sempre in giù. La mia riga è perfetta. Ok. Penso di essere stato chiaro. Io lo spiego nell'email così, magari vederlo vi è molto più semplice. Come sempre io vi saluto, vi lascio la mia email goneduardo37@gmail.com. Grazie a tutti, prossimo video.